Una battuta su questo evento che si sviluppa su 2 giorni, legato alla nuova programmazione 2021-2027. Questa è un'occasione importante per la Calabria, che forse è l'ultima occasione, se la leghiamo anche al Recovery Fund, quindi alle tante, diciamo, risorse che potrebbero arrivare in questa nostra terra, ma per vincere la sfida c'è bisogno di mettere in campo idee, progetti, ma idee e progetti coraggiosi, rivoluzionari, che davvero sappiano cogliere, diciamo, le sfide che provengono dai territori, che sappiano valorizzare il meglio, che sappiano valorizzare le competenze, che sappiano valorizzare i progetti vincenti, che abbiano una visione di sviluppo reale del territorio, quindi che mettono insieme parte dei territori. Quindi questa è la vera sfida che abbiamo, a mio modesto parere. Per vincerla non basta solo la politica, ma c'è bisogno, come dicevo poco fa, di una imprenditoria sana, di un sindacato moderno e innovativo, di una chiesa coraggiosa che ti stimola e di una società civile che non si affida alla politica ma pretende dalla politica. Allora, se abbiamo questa visione, forse la sfida la vinceremo e segneremo un punto a nostro vantaggio, altrimenti la Calabria perderà un'ennesima occasione. E non so, con questo cambio di veduta dell'Europa, se davvero avremo un'altra occasione per lo sviluppo reale della Calabria. Qual è il punto di vista dell'opposizione, diciamo, riguardo a questa attenzione che anche a livello nazionale è stata data dalla Presidente Santelli? Ma guardi, su questo abbiamo molto dibattuto con la Presidente Santelli, anche in maniera molto forte, determinata, perché alcune scelte le ha fatto coraggiose e le abbiamo sostenute, come quella di chiudere la frontiera, la regione, dopo il 7 marzo. Altre scelte le ha fatte legate da una sua visione politica che non abbiamo condiviso, ma è così, è naturale, perché poi ognuno ragiona, si confronta, discute, mette in campo anche le sue visioni politiche a livello nazionale, quindi abbiamo anche capito questo. Poi diciamo, che se me lo lascia dire però, che questa giunta, tra virgolette, sembra un paradosso, è stata fortunata, perché ha avuto possibilità, tramite questa emergenza, grave emergenza sanitaria e sociale, di spendere soldi attraverso la flessibilità offerta dall'Europa che prima non avevano, quindi ha avuto quindi possibilità di dare anche risposte, di mettere in campo iniziative, giusto o non giuste, però ha avuto questa opportunità e io l'ho definita, ecco, da questo punto di vista, una giunta fortunata.